La Due Giorni Mafia al Nord è stato annunciato che il 21 marzo del 2012 si svolgerà nella città di Genova. Che significato avrà questo appuntamento per la città e perché è stata scelta Genova per questo importante evento promosso da Libera? Ma sono felicissima che Genova sia stata vista da Libera come una sede possibile. Come città ci metto come amministratore la fiducia che il lavoro che in questi anni è stato fatto sul tema della legalità e anche per contribuire a definire un fenomeno che è quello della presenza delle mafie anche al nord, andando a individuare quali sono i punti del cambiamento e quindi dell'attenzione necessaria da parte della politica, che tutto questo possa trovare nella presenza del 21 marzo un punto, un momento di riconoscimento, di riconoscibilità di questi temi e anche di rilancio sul piano nazionale. Una città che si è definita città dei diritti, che orgogliosamente prova ad esserlo, non può prescindere dal tema della legalità. Così come nell'ultima settimana dei diritti abbiamo messo bene a fuoco, grazie a Nardo Dalla Chiesa, e poi la testimonianza e il coraggio di tutti, il senso civico diffuso, la cultura della legalità, l'attenzione da pretendere nei confronti di questi temi da parte della classe dirigente a essere la salvezza per il nostro futuro. Sarà interessante, spero.